Vi lascio a questa intervista per merito suo e non nostra, eccezionale al premio Nobel per la pace yemenita, Tayyip Al-Karman. Sentiamo. La presenza di Al-Qaeda nello Yemen era una presenza organizzata e programmata dal regime di Ali Abdullah Saleh, perché credeva che l'Irhab, Al-Qaeda, è uno strumento per rafforzare il suo regime. E poi chiedeva dei soldi con la scusa di combattere il terrorismo Al-Qaeda. Al-Qaeda c'è, esiste, c'è la presenza. Però specialmente in Nabyan è stata radicata grazie a Ali Abdullah Saleh. E prendevano, quelli di Al-Qaeda prendevano ordine dal palazzo presidenziale. C'è Ammar Muhammad Ali Saleh, che è un parente di Ali Abdullah Saleh, che è il supervisor di Al-Qaeda nello Yemen. Tornando però alla rivoluzione di gennaio, la rivoluzione ci è riuscita a zittire questa voce del terrorismo e far sentire più la voce della pace, delle manifestazioni pacifiche. Queste voci rivoluzionarie hanno coperto i rumori del terrorismo e durante tutta la durata della rivoluzione non c'era nessuna operazione terroristica. Non è rimasto niente per Ali Abdullah Saleh, durante la rivoluzione, alla fine degli ultimi giorni della rivoluzione, non è rimasto niente, solo un pezzo del palazzo. E durante la rivoluzione non c'era nessun attacco agli interessi occidentali. E questo ci fa capire il vero rapporto fra Al-Qaeda e il regime di Saleh. Invece due giorni fa si parlava di aver conquistato, Al-Qaeda hanno conquistato una parte del governato di Al-Baida. Invece quelli lì sono combattenti, gruppi armati che appartengono al regime di Saleh per creare questa paura: se cadesse Saleh, l'unica alternativa sarebbe Al-Qaeda. Noi ci impegniamo che le donne dello Yemen, i giovani yemeniti, lavorano e si impegnano perché siano loro l'unica alternativa e loro sono in grado di annientare fonti di terrorismo alimentate dallo stesso Saleh. E noi lavoreremo insieme per combattere questo terrorismo creato dallo stesso Saleh. Volevo chiedere a Tayyip Al-Karman, Saleh non è più al suo posto, Ben Ali non è più al suo posto, Mubarak lo stesso, lei ritiene che presto anche Assad non sarà più al governo in Siria? Un potere che ammazza il suo popolo e deve finire per forza, e quando attacca il suo popolo in questo modo vuol dire che perde la sua legittimità. E questo si può dire del regime di Assad, che ha perso questa legittimità sia a livello interno davanti al proprio popolo o davanti alla comunità internazionale. La domanda è se vincerà il grande popolo siriano. Sicuramente sì, perché questa è una rivoluzione morale nata per difendere veri valori, libertà, dignità, democrazia. E con tutto quello che può fare Bashar al-Assad, l'unico vincitore sarà per forza la volontà del popolo. Il popolo che perde i martiri ogni giorno, decine di martiri ogni giorno e feriti, il popolo sa molto bene che con il sangue, il puro sangue di questi martiri morti, sarà in grado, grazie a questi sacrifici, di
allontanare questo regime di Assad e il popolo siriano cercherà di processare al-Assad e tutti gli altri responsabili di uccisione dei popoli e rubare i beni del popolo siriano. Però si è parlato spesso di una difficoltà di quella che noi in Occidente chiamiamo la primavera araba. I problemi sono molto grandi, per esempio in Egitto le questioni economiche sono da far tremare i polsi, e davanti a questi problemi grandi ci possono essere dei pericoli. Lei è ottimista su tutta la regione? Niente ostacola, ossia c'è riuscito a ostacolare la civilizzazione, la forma civile in questa regione di convivere fra i popoli, di combattere questi regimi di oppressione e corruzione. Le prime sfide davanti ai popoli dopo le cadute di questi regimi sono sicuramente le sfide economiche, e sono una cosa naturale che accompagna la fase transitoria verso la democrazia. Questo richiede molto lavoro, molto impegno da parte dei popoli, specialmente dai giovani della primavera araba, per la costruzione di loro paesi. Perché le rivoluzioni sono basate su due fasi: la prima è abbattere regimi corrotti, la seconda è costruire una nuova società basata sulla libertà, basata su economia forte, su educazione forte. E ci sono nei paesi arabi capacità personali, persone capaci, e però siamo stati rubati anche materialmente dai regimi che c'erano prima. Questo che ha fatto il regime di prima ha rubato anche la nostra civiltà. E invece adesso i popoli arabi adesso stanno bloccando, fermando la corruzione che stava divorando le società, come è successo in Tunisia, Libia, Egitto. E la corruzione era il motivo, la causa della debolezza economica. E una volta bloccata la corruzione, vedrete che cambiamenti saranno. Per quanto riguarda lo Yemen, c'è una visione chiara per un'economia forte, libera, per costruire e ricostruire il paese. Le donne hanno avuto un ruolo in questa rivolta, rivoluzione, come poi lei ha detto. Ora c'è il rischio che anche altre forze che fanno parte del processo, come la Fratellanza Musulmana. Certamente le rivoluzioni sono venute per far credere alla donna, a se stessa, di crederci in se stessa, che lei sia capace di anche fare cose impossibili. Quello che abbiamo visto durante la primavera araba, si può parlare di una rivoluzione delle donne che hanno avuto un grande ruolo nella fase transitoria, nella fase di grandi cambiamenti. Le donne adesso sono quelli che stanno formando le nuove strategie per le fasi transitorie e per il nuovo stato civile con nuove costituzioni. E dobbiamo anche sapere e imparare che le donne hanno sempre partecipato alle rivoluzioni, ma l'uomo le ha rubato questo ruolo. Invece la donna è il leader della rivoluzione.